Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come: il reality show più famoso di tutti è sempre pieno di sorprese e nel dicembre scorso ci ha riservato uno scoop clamoroso. Scopriamolo insieme. Questa settima edizione della casa più spiata d'Italia ha coinvolto il suo pubblico in un'infinità di colpi di scena, dai più positivi fino a quelli a più negativi. Ma il mese scorso la casa di Cinecittà ha avuto un inquilino insolito. Durante la consueta diretta del Grande Fratello VIP, programma in onda in prima serata su Canale 5 e condotto da Alfonso Signorini, si è potuto notare una sorta di intruso all'interno le mura della casa dalla porta rossa. L'aereo per Patrizia è un intruso improvviso. Nei primi giorni di dicembre 2022, sui tetti della casa del GF è volato un aereo con un messaggio per l'ex concorrente Patrizia Rossetti con la dicitura "Peri cuore di panna resisti". Un messaggio che doveva aiutare l'inquilina del reality a superare un brutto momento, ma che non ha avuto il successo desiderato perché qualche settimana fa la Rossetti ha abbandonato definitivamente la casa del GF VIP a causa di alcuni problemi di salute. Ritornando all'aereo, le telecamere, per mostrarlo al pubblico a casa, hanno inquadrato anche un uomo misterioso appollaiato sul tetto della casa più spiata dagli italiani. Un attento utente della piattaforma social di Twitter ha fatto girare il video dell'inquadratura che svela l'uomo ignoto. Il video di Twitter ha fatto il giro del web. Ovviamente, lo scopo era far vedere l'aereo destinato a Patrizia, ma sullo schermo è apparso anche l'intruso di turno. Il video di Twitter è diventato immediatamente virale, eliminando qualunque dubbio sul fatto di aver avuto una svista oppure no. Il video mostra con chiarezza un uomo accanto ad un faro della luce. I vipponi sono in contatto con il mondo esterno? Dopo questo errore clamoroso commesso dalla regia, molti fan del programma si sono chiesti se i geffini siano veramente estraniati dal mondo reale oppure abbiano qualche contatto con queste persone extra che si aggirano intorno alla casa. All'esterno della suddetta casa, ci sono molti tecnici che lavorano per garantire riprese ottimali sia dal punto di vista visivo che sonoro. Tuttavia, questi non devono assolutamente interagire con i concorrenti, anche perché raramente si fanno vedere. Era solo un tecnico. Sebbene non ci sia stata una risposta definitiva e chiara alla domanda chi era il tizio sul tetto? È facilmente deducibile che l'uomo inquadrato sia stato semplicemente uno dei molti tecnici che lavorano intorno alla casa. Questo si può dedurre dal fatto che il personaggio misterioso si sia arrampicato sul tetto, vicino ad una luce o ad un apparecchio elettronico. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.